Cari amici, bentrovati al nostro appuntamento settimanale con le notizie da Borgo Satollo. Penne nere in festa in questi giorni nella nostra comunità per l'85esimo anniversario di fondazione del gruppo locale. Vediamo il servizio. Quest'anno cade la ricorrenza dell'85esimo anno della fondazione del gruppo alpini di Borgo Satollo. La sezione locale ha organizzato diverse iniziative che coinvolgono la popolazione in diversi momenti di ricordo, ma anche proposte culturali rivolte ai ragazzi delle scuole. Borgo Satollo è sempre stata una terra di leva alpina e non poteva mancare la costituzione del gruppo alpini, su esempio di altri comuni e stimolati dalla sezione di Brescia già operativa dal 1919. Fu così che nel 1929 Federico Fisogni, colonnello del V Gruppo Alpini, e il fratello Costanzo, ambedue reduci della Prima Guerra Mondiale, assunsero l'iniziativa cercando di coinvolgere un gruppo di amici alpini. La loro opera si concretizzò nel 1932 ed il gruppo nacque con una cinquantina di penne nere e si diede vita al primo consiglio direttivo presieduto dal colonnello Federico Fisogni, che divenne poi il primo capogruppo di Borgo Satollo. Il Gagliardetto fu benedetto il 4 marzo del 1934 da Don Primo Zucchi e da questo momento prende vita ufficialmente il gruppo alpini di Borgo Satollo. Tra le iniziative la mostra in sala civica Peana per il Mulo, un racconto fotografico del colonnello Amerigo Lantieri de Paratico nel centenario della Grande Guerra. Ottobre è il mese dell'anziano. Al centro Arcobaleno incontri, iniziative, momenti di festa e convivialità. Vediamo. Il centro Arcobaleno, con l'assessorato alle politiche sociali, dedica agli anziani il mese di ottobre con un ricco calendario di iniziative che ha preso il via martedì scorso con la festa dei nonni. Tra gli appuntamenti segnaliamo martedì 15 ottobre alle 16:30 l'incontro con il professor Luca Rozzini sul tema perdita di memoria, quando c'è da preoccuparsi. Mercoledì 16 e giovedì 17 i tornei di briscola. Mercoledì 22 un pomeriggio musicale. Mentre sabato 26 la festa dell'anziano con la messa in parrocchiale e il pranzo dagli alpini. Mentre lunedì 28 l'inaugurazione della mostra I volti dell'invecchiare. Il mese si concluderà il 30 ottobre con la tombolata alle 16. Perché uno dei grossi temi di quest'anno che abbiamo già affrontato in un'altra occasione e che affronteremo anche a novembre, il 15 di novembre, durante la giornata nazionale contro la solitudine dell'anziano, è fare in modo che le persone a Borgo Satollo si sentano meno sole, abbiano un posto dove ritrovarsi, abbiano un posto dove venire ad ascoltare professionisti validissimi, professori universitari che parlano dei loro problemi. E l'obiettivo è appunto quello, socializzare, stare assieme, perché stare assieme si sta bene, perché stando assieme si fanno nuove amicizie e le amicizie, come si sa, nella vita non guastano mai. Inoltre, la scorsa estate, il Centro Arcobaleno ha promosso la dedicazione del parco adiacente alla sede in ricordo di Angela Torosani, terziaria francescana e grande esempio di carità per la nostra comunità. In occasione dell'inaugurazione è stata promossa una raccolta fondi. 300 euro sono stati dati a un sacerdote, amico di Angela Torosani, a sostegno di progetti missionari in Africa, mentre 1.500 euro sono stati devoluti al Fondo di Solidarietà Comunale per le famiglie in difficoltà. La polizia locale rileva che sempre più spesso ci sono bambini coinvolti in piccoli o grandi incidenti stradali senza che da parte dei genitori vengano prese le dovute precauzioni durante i viaggi in automobile. L'appello degli agenti della locale è di ricordare ai genitori di allacciare sempre i bambini con i dovuti sistemi di ritenuta anche durante i piccoli tragitti. Nei giorni scorsi la polizia locale di Borgo Satollo è intervenuta in via di Vittorio per il rilievo di un sinistro stradale.
un incidente come tanti, se non che sul sedile posteriore di uno dei veicoli coinvolti c'era una donna che teneva in braccio una bambina di circa un anno, senza cintura di sicurezza, che nell'urto ha picchiato la testa. Fortunatamente per la piccola non ci sono state gravi complicazioni. La polizia locale rileva che sempre più spesso per i più piccoli non vengono prese le dovute precauzioni durante i viaggi in automobile. L'appello degli agenti della locale è di ricordare ai genitori di allacciare sempre i bambini con i dovuti sistemi di ritenuta anche durante i piccoli tragitti. La polizia locale fa inoltre sapere che aumenterà i controlli in questo senso. L'amministrazione comunale di Borgo Sottollo è molto sensibile sul tema della sicurezza. L'appello della polizia locale di Borgo Sottollo in questo senso è veramente aperto a tutti, perché ci sia un'attenzione maggiore da parte dei genitori e dei bambini perché vengono allacciati. Troppo spesso vediamo bambini non allacciati e soprattutto l'invito è per i piccoli tragitti. E questo atteggiamento, per quanto ci riguarda, lo vediamo particolarmente nel momento in cui questi bambini vengono portati a scuola, per cui l'invito davvero è di allacciare le cinture di sicurezza. Per quanto ci riguarda, i controlli in questo senso aumenteranno. La compagnia teatrale La Tenda della Gioia torna con un nuovo spettacolo dialettale, Teladome e la crisi. 6 serate di puro divertimento presso il Teatro Comunale. Vediamo. La Tenda della Gioia torna a calcare il palco del Teatro Comunale con la nuova commedia dialettale Teladome e la crisi, scritta da Maria Filippini per la regia di Rina Sottini. Saranno 6 le serate in programma, venerdì 18, sabato 19, venerdì 25 e sabato 26 ottobre alle 20.45, mentre domenica 20 e domenica 27 ottobre alle 16. A causa della crisi economica, il Comune non riceve più il denaro necessario per il centro diurno degli anziani del paese e il sindaco decide di chiuderlo. Alcuni frequentatori non si rassegnano e combinano una truffa ai danni del presidente della regione. Quando verranno smascherati, anziché essere puniti, diventeranno dei divi grazie al clamore suscitato dai mass media. È possibile prenotare i biglietti attraverso il sito tendadellagioia.it o presso la segreteria dell'oratorio nei giorni e orari di apertura. Carlo, Carlo, sono desliberati, non so se la bottiglia che festeggiamo. È andata. Era tanto bello. Era un impiccio, al mio albette per tutto. Alla piazza, fa la begara, fa il ministro, ma niente male sicuro. E mi ha, ma rincrisì e mia sarà giù in cantina. Sono libero! Martedì 15 ottobre, presso il Centro Arcobaleno, l'incontro con il professor Luca Rozzini sul tema perdita di memoria, quando c'è da preoccuparsi. Giovedì 17 ottobre, presso la biblioteca, viene promosso un incontro sul tema per il diritto alla salute e al futuro, a cura dell'Associazione Mamme di Castagnetolo e del tavolo Basta Veleni di Brescia.
Sabato 19 ottobre alle 16.30 in piazza Italo Calvino torna l'iniziativa Giovani per la Costituzione Italiana con la consegna delle Costituzioni ai diciottenni. L'evento è promosso da Comune, Aido e Ampi. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.borgosottolognius.it e sui nostri social. Grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima settimana.